Alzi la mano chi tra di voi conosce l'articolo 1834 del Codice Civile italiano. L'articolo recita in questo modo: nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla. Cosa significa? Ricordate che questo è un articolo del Codice Civile italiano, cioè è legge, questa legge è attualmente in vigore in Italia. Significa che quando andate in banca e depositate dei soldi, oppure che ne so, vi fanno un bonifico e questi soldi vengono registrati sul vostro conto corrente, la banca diventa proprietaria dei vostri soldi. Tuttavia, se da un certo punto di vista questa cosa potrebbe sembrare assurda o addirittura inammissibile, in realtà ci sono ben due ragioni di fondo che fanno sì che questa legge in realtà sia corretta. Questo lo dice anche il sito che sto prendendo come riferimento. Infatti dice che questa legge soddisfa l'interesse di entrambe le parti, cioè sia della banca, sia del correntista, cioè di colui che deposita i soldi in banca. Infatti, per il depositante, cioè chi ha il conto corrente, in questo modo, in caso di furto, i soldi che sono stati sottratti alla banca non sono i vostri, ma sono della banca. La banca continuerà a dovervi dare i soldi che avete depositato anche se vengono rubati. Altrimenti, se vi venissero rubati i vostri soldi, voi li avreste persi. Ma non solo. In questo modo la banca ha un debito nei confronti del depositante. Cioè, in poche parole, quando versate dei soldi in banca o ricevete dei soldi in banca, voi in realtà state facendo credito alla banca. La banca si impossessa dei soldi, ma poi ve li deve dare indietro. Per legge ve li deve dare indietro. La cosa interessante è che, essendo questo per l'appunto un credito, la banca potrebbe corrispondervi degli interessi. Una volta era piuttosto comune che le banche dessero interessi sui depositi bancari, anche di una certa entità, al giorno d'oggi sono molte di meno, purtroppo, e comunque danno pochissimo. Ma in realtà, essendo quello un credito, cioè visto che quando si depositano i soldi in banca si sta facendo credito alla banca e la banca quindi ha un debito nei confronti del depositante, dovrebbe riconoscere degli interessi e la legge proprio in questo modo lo rende possibile. Quindi, anche se appare strano o potrebbe addirittura apparire illegittimo, in realtà questo articolo del Codice Civile è corretto, nel senso che fa in modo che la banca, una volta che abbia incassato i soldi, ne sia responsabile come fossero suoi perché sono suoi. Però, al contrario, praticamente la obbliga comunque a ridarveli indietro tutti qualora voi li voleste prelevare. Infatti, il fatto che questi soldi siano di proprietà della banca non significa assolutamente che la banca può farne ciò che vuole, nel senso voi avete sempre il diritto di prelevarli tutti al massimo dovendo dare un preavviso. In realtà poi se non sono grosse cifre si può ad esempio fare un bonifico in qualsiasi momento senza nemmeno dare nessun preavviso. In altre parole, sì, quando depositate i soldi in banca praticamente li state prestando alla banca e pertanto diventano di proprietà della banca, però possono ridiventare di vostra proprietà quando volete, al massimo con un preavviso, o potete comunque farne ciò che volete, ad esempio con un bonifico. Se invece questa cosa vi dovesse dare fastidio, sappiate che ci sono delle alternative. Per carità, potete tenere i soldi sotto il materasso, come si dice, però un'alternativa potrebbe ad esempio essere quella di utilizzare Bitcoin. Con le criptovalute tipo Bitcoin, voi siete la banca di voi stessi. Questo ovviamente da un lato in qualche modo ha dei vantaggi, dall'altro però ha anche degli svantaggi, perché se siete voi la vostra banca, siete voi responsabili della conservazione del denaro. Cioè, quando voi depositate i soldi in banca, è la banca che è responsabile della conservazione e quindi qualsiasi cosa succeda, in qualche modo ve li deve ridare. Certo, se fallisce la banca è un po' più complicato, però
Però altrimenti se la banca continua a essere attiva ve li deve ridare. Invece se voi avete dei bitcoin e ve li gestite da voi, se per caso li perdete, ad esempio perdete la chiave di accesso al wallet, nessuno ve li ridà. Occhio quindi, ci sono dei vantaggi ad essere la banca di se stessi perché potete fare quello che volete quando volete, ma ci sono anche degli svantaggi, cioè bisogna imparare a proteggere, a conservare correttamente in modo sicuri il proprio denaro, altrimenti con gli euro depositati in banca, questa cosa ci pensa la banca. Come al solito, se avete dubbi o domande, scrivetemi via email perché via email io rispondo sempre. Un saluto. Ciao.